Mister, come si prepara la Pistoiese al big match con l'Arezzo? Un'assoluta serenità e assoluta tranquillità, come abbiamo sempre provato fino adesso, sapendo che è una partita importante perché ci sarà un bel pubblico contro una squadra importante quanto lo siamo noi, seguita anche due da un bel pubblico, due non più decadute, quindi ci prepariamo con la consapevolezza che noi stiamo in un buon momento di fare la partita che ci aspettiamo di fare, come abbiamo sempre fatto probabilmente. Senta, non so se è d'accordo, però questa partita forse è più importante per l'Arezzo, perché se dovesse esserci un risultato negativo potrebbe essere quasi già una resa per gli Amaranto. Qualsiasi risultato, anche se ci portassimo 10 punti, il campionato è finito, il campionato non è mai finito, però è indubbio, perché poi i numeri sono numeri, è indubbio che daremmo perlomeno nei confronti dell'Arezzo, le altre non lo sappiamo, nei confronti dell'Arezzo daremmo un bel segnale, daremmo un bel segnale anche alle altre, perché battendo l'Arezzo daremmo un bel segnale a tutti. Senta, per quanto riguarda la Pistoiese, dov'è che è riuscita ad accelerare, a dare quella scossa che magari all'Arezzo non è riuscita a dare, soprattutto nel girone di andata? Esatto, ma infatti, proprio per questo era nata la contestazione nei confronti del suo collega Mezzanotti riguardo. Comunque si è rivelato anche un.